più. Si sente bene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, va bene così. Vuol staccare il telefono forse? Scusate, dovreste star zitti un momento per 5 minuti. Ma io sempre ho pensato non avrei voluto figlioli. Non mi ha avuto questo desiderio. E oggi far figlioli sta diventando piuttosto una colpa che un egoismo, perché siamo troppi a questo mondo. E ci dice l'egoismo, ma uno fa un figliolo se veramente lo vuole, se ne sente bisogno di voler bene una creatura sua. Credo se mi fosse capitato una creatura non mia avesse avuto bisogno, come capita un cane abbandonato, e gli avrei voluto bene lo stesso, come se fosse mio. Ma non mai, appunto, non mi ha capitato, poi non mi ha desiderato. I bambini mi imbarazzano un po', mi trovo un po' a mio agio, mi trovo più a mio agio gli animali. La mamma, anche lei, non è che avesse grande attrazione per i bambini. Cioè, ci sono delle donne, appena vedono un bambino piccino, subito, un bellino, ciucciuccia. Ecco, la mamma mia no. Voleva bene a me, molto bene a me, però non era portata da grandi entusiasmi verso bambini in generale. E ora le sono tutte e quattro. E quattro. Da bambina piccola, ma leggevo molto e poi giocavo con i meccano, che era il Lego da allora, era meglio del Lego perché era proprio come la meccanica vera, si imparava davvero a utilizzare gli arnesi, le martelli, a lavorare, a fare costruzioni. Quello mi piaceva molto. Poi la bicicletta. Non mi ha voluto giocare con le bambole, mi sono mai interessato. Né io né Aldo abbiamo mai avuto desiderio né vocazione di fare genitori. Forse siamo rimasti bambini noi. Come si giocava insieme dal giardino pubblico. Quando avevo 11 anni e lui 13, si è seguitato a giocare da grandi. Mi piacevano molto gli animali, e cani ne abbiamo avuti, ma avevo un gatto, gatti sì, ma un gatto soprattutto, che ha studiato con me dalle medie fino al terzo anno d'università. L'animale, in fondo, è come un bambino, un animale domestico. Ma a me, io provo più attrazione per gli animali e per i bambini. Mi trovo meglio con gli animali. Forse sono più animale anch'io. Cosa pensa della morte? Beh, penso come gli epicurei. Finché ci sono io, non c'è la morte. Quando c'è la morte, non ci sono più io. Quindi non ha senso aver paura della morte. L'eredità si può lasciare anche agli allievi. Allievi ne ho avuti tanti. E quindi il mio modo di pensare, se ne è parlato, si è discusso. E quindi una certa eredità l'ho lasciata, diciamo, ma poi, a dire la verità, me ne frega nulla di lasciare l'eredità.